parlo di film, che è un gruppo formato da gente all'inizio proprio, ci siamo formati nel 2007 e facciamo una grande mostra tematica d'anno. La curiosità di parlare di questo gruppo è dal fatto che in questi giorni si è detto molto a proposito della necessità della moda di interessarsi al mondo dell'arte a vari livelli, come forma di produzione, eccetera. Poteva venire la curiosità di sapere che cosa il mondo dell'arte chiede in realtà alla moda, che nasce in una situazione privilegiata perché si è formato all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Io insegno storia dell'arte contemporanea, corso di nuove tecnologie per le arti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia e come dite è un osservatorio estremamente privilegiato per questo tipo di fenomeni, faccio anche un curatore. Film è un acronimo per Industry, Emerging Arts e Media. Gli artisti sono un gruppo internazionale, sono tutti artisti che si sono formati o si stanno formando all'Accademia di Belle Arti di Venezia, hanno un atto biografico che parte nel 1968, anziana di questo gruppo, fino al 1982. Sono artisti giovani, non giovanissimi, che in realtà hanno un importante curriculum di mostre tra i già in attivo, hanno una vita individuale indipendentemente dal film e una volta all'anno hanno una mostra tematica. Durante una di queste situazioni abbiamo avuto modo di collaborare con, adesso vi dico come, con il Consorzio della Moda di Verona ed è nata l'idea di coinvolgerci con un'azienda veronese per creare un progetto artistico e di immagine. È una serie di camicie di forza realizzate in tessuto jeans. Eravamo in quel momento impegnati in una mostra che si chiamava Dream on Madness, Dream, sul tema della follia. Eravamo stati chiamati a fare una mostra a Venezia, all'isola di San Servolo, che veniva utilizzata allora per la prima volta per questo tipo di attività. San Servolo è un ex manicomio che ha un grande giardino, praticamente è dai tempi medievali, che dice un'istituzione caritativa dedicata alla cura della follia, proprio c'è questa città di Lausanne, a Venezia, c'è un'isola per i malati curabili, c'è il Nazareno Greco, c'è l'isola della follia. Sassepolo è rimasta appunto l'isola della follia dal Medioevo fino praticamente alla chiusura di Capitolio a seguito della legge in Basagna. A quel punto l'isola, con tutte le sue antiche strutture, c'è un immenso giardino e c'ha queste bellissime strutture anche più moderne, ha attraversato un periodo abbandono, fino a quando l'amministrazione provinciale di Venezia l'ha ripresa in mano. Adesso San Servolo ospita un centro internazionale di cui l'università è stata tutta rimessa in ottime condizioni, ha una foresteria ed è un bellissimo luogo. Quando l'organizzatore di Open 11, che Open è una grande rassegna di strutture e installazioni all'aperto che si fa tutto di Venezia durante il Festival del Cinema, ci chiamò all'isola di San Servolo per utilizzare quello spazio per la prima volta per una mostra d'arte, pensavo naturalmente di rifarci a quello che era il tema di questa situazione e quindi nacque la mostra prima sul tema della follia. Sette, per il momento sette artisti producevano dipinti e installazioni sul tema della follia. Poi nacque insieme il progetto delle mostre di forza che dopo vi illustro. La cosa che state vedendo però non è Dream on Madness, ma è la mostra del 2009 che era The Film Society alla Fornace dell'Innovazione di Asolo. Il tema di quella mostra era la casa, la famiglia a tempo della crisi e il primo organizzò all'interno di questo spazio industriale molto freddo una specie di sconvolta casetta dove c'era la cucina, il bagno, non so che cosa, la casa di eccetera, però attraversati dalla stanchezza da questo vento di follia. Gli acquisti di Grimm hanno dei punti, come dire, in comune con quello che è il mondo della moda, sono per esempio l'allestimento di concept, la cosiddetta experience, cioè ormai nell'arte contemporanea ci sono delle situazioni, per esempio la scultura soffice, quella fatta appunto con la pietra, con le stoffe, con materiali sottili, impalmabili, con filamenti, cose del genere. Ci sono la fotografia
un mondo molto intellettualizzato ormai. C'è venuta questa tentazione, adesso mi faccio conoscere questi artisti e capite perché il loro mondo interiore si prestava a questo tipo di gioco, c'è venuta la tentazione di frequentare gli spazi del trucco, dell'abbigliamento e anche degli ambienti, un po' per trovare un contatto con la gente che si veste, che si trucca, che si dipensa, che tutte le mattine tenta il gioco, no, della recita sociale, che non sia lo specchio, eccetera. Il tentativo di dare anche in qualche modo vitalità a un mondo dell'arte che in qualche modo, come ripeto, io e il gruppo di Grimm sentiamo un mondo molto intellettualizzato, molto spento. Dirò poi durante questo speech che c'è un pezzo che si taglia, cioè il mondo dell'arte da un lato incoraggia in qualche modo la ricerca di contatti con mondi esterni, di fatto lo scoraggia, cioè viene punito molto severamente se tu fai questo tipo di coinvolgimenti. Io ho trovato degli artisti che mi hanno detto, io bella questa idea perché non ci fai, non so, una serie di gatti di abbigliamento, di magliette, questo artista molto importante, mi ha detto no mai, faccio una cosa così solo per tutto, non andrò mai a fare una mostra, ha seguito la sua linea, quindi è anche possibile che sia vero che si fa a capo di questo tipo di coinvolgimento. Noi lo abbiamo tentato, lo stiamo sperimentando, non sappiamo dove questa strada ci porta, ma ci vogliamo provare e vediamo che cosa ci succede. Artgrim.it è il sito del gruppo, frequentatelo per vedere molte più immagini di quelle che vi faccio vedere adesso. Questo sito di ricostruzione, quindi presto sarà sostituito da uno spero più aggiornato e più esauriente. Uno dei nostri artisti è Martin Emilia Bali. Per Martin è un personaggio straordinario, come tutti gli altri personaggi di gruppo. È un artista multimediale e in realtà pratica la fotografia digitale ritoccata come in questo caso, pratica anche la scultura del tipo sia muro che soffice in qualche modo, fa il film, è un ottimo cineasta, è un artista informatico di eccellente qualità, è anche musicista, è romeno, sa in questo momento a Bucarest, è nato nel 1982 e questa è una vecchia ormai per lui, una foto del 2005 in una serie che si chiama Deep Sea Curiosity, ho pensato di portarla uno sul fashion, che aveva preso una serie di fotografie di animali uccisi sulla strada, c'è un caso di violenza che si scatena sulle strade, e hanno impiegato le immagini degli animali usciti delle immagini di se stesso con le labbra del gatto con i suoi di questi gattini. Queste immagini differenti spaventarono molto le signore che erano prima mostra nel 2005 che comunque gli erano soliti a classificare tutti gli animali di una cosa. Però una caratteristica dell'immagine di questo artista è che non si dimentica facilmente, cioè lui ha una naturale tendenza, che piace voglio dire, anche nel mondo della comunicazione, a trovare l'immagine che si fissa in qualche modo, l'immagine iconica e che risponda molto proprio a questo tipo di esperienza. Questo è il lavoro allestito, le foto erano in realtà. Questa invece è la passione del giovane artista in qualche modo, con due fari e con alcuni ritocchi, l'artista crea questa tappezzeria. Un'altra caratteristica del lavoro di Martin è che mi piacciono queste immense installazioni che sono fatte di carta e in realtà sono fatte nella replica di un elemento, per esempio in questo caso ci sono 2500 uccellini di carta fatti a legami. Lui si mette lì con questo pacco di carta extra strong e questa specie di mantra regolare che lega tutti gli uccellini uno per uno, ha un estremo carisma personale, quindi coinvolge una quantità incredibile di persone in queste attività e riesce a farsi aiutare, trova anche per i suoi film cavi e disponibili a fare qualunque tipo di esperimento. Nel caso si è fatto piegare questi uccelli, poi è stato 10 giorni a salire e prendere la tramatello guardando la posizione di ogni uccellino attaccato al filo e ha creato questa bellissima composizione che qui si vede in forma chiara, insomma, in forma limpida. C'era la forma torbida che era questa, lui ha installato questa quando era ancora studente, era la parte corporale impostata e invece ha creato una specie di caverna che visto si inserito, dove c'era questi muscoli militari e gli altri, cioè erano semplici lampade, alcuni pezzi di carta creato un incredibile mistero. La mostra era sulla marmellata e cioè,
situazioni estremamente suggestive. Un'altra opera interamente basata sul libro è questo delizioso canto di Papaveri, che lui ha creato per la nostra mostra sulla follia a San Secolo, che è un canto di San Secolo, e questo canto di 1500 Papaveri ha un segreto. Quando voi vi avvicinate, i Papaveri al centro del canto smettono a stupire misteriosamente e vi creano quell'istante di panico che si aprono su.